Abbiamo detto, il nostro impegno non finisce qui e i provvedimenti ulteriori dovranno consentire di raggiungere progressivamente tutte le persone in condizioni di povertà. Intanto però si rende chiara la direzione di marcia, e cioè la scelta di realizzare la graduale estensione della platea e l'incremento del contributo economico, appunto, di cui dovrà disporre il fondo. Un primo passo che va nella direzione giusta e che dovrà tenere conto e valorizzare, integrandole, le esperienze, le professionalità Grazie. Che si sono sviluppate in tutti questi anni, e su questo ci siamo battuti e pensiamo che intraprendere oggi la strada giusta che combatte e contrasta la povertà assoluta sia un impegno doveroso su cui servono meno slogan e serve più lavoro e buon senso da parte di tutti. Onorevole. Grazie. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Passiamo al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali di costituzionalità Simonetti ed altri numero 1 e Scotto ed altri numero 2. È aperta la votazione. Forza colleghi, chi vuole votare si avvicini al banco con una certa celerità. Allora, forza. Fabbri, Zardini, Sibilia, avete votato tutti? Non vedo mani alzate. Artini in arrivo, Raciti, veloci perché è il primo voto, poi non aspettiamo più. Allora, fatemi un verso. Artini, vediamo. Raciti ha votato. Artini ha votato e chiusa la votazione. La Camera respinge. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità, passiamo al seguito della discussione del disegno di legge numero 3594A. Ricordo che nella seduta dell'11 luglio si è conclusa la discussione generale e le relatrici per la maggioranza, nonché il relatore di minoranza Cominardi, sono intervenuti in sede di replica, mentre gli altri relatori di minoranza e la rappresentante del Governo vi hanno rinunciato. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio, le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, tale ultimo parere reca 4 condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del Regolamento. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine i gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà, Area Popolare e Lega Nord e Autonomie sono stati invitati a segnalare gli emendamenti.